Ma una vittoria importante, sì, contro uno scontro diretto, contro una buona squadra, eravamo andati in svantaggio, abbiamo ribaltato, quindi segno di una squadra che lavora in maniera maniacale, che ha diversi sistemi di gioco e quindi significa una squadra che ha conoscenza di diversi codici. Abbiamo variato più volte la gara, addirittura ho tolto un centrocampista, ho messo un difensore per vincere la partita, quindi questo sta a significare che i segmenti tattici non sono figli della struttura, ma non è importante se giochi a 3, a 4, è importante leggere la partita e cercare di prenderli dove loro hanno qualche difficoltà. Ecco, Arezzo che ha reagito subito allo svantaggio grazie a un straordinario gol di Tremolalda, al di là comunque della prestazione della squadra, è chiaro che questo in questo momento è un giocatore che sta facendo la differenza. L'ho portato, era 4 mesi che non giocava e quando l'ho portato qualcuno ha storto anche il muso. Io sono uomo che cerco di dare risposte, non mi piace autoenfatizzarmi. Io ho portato tanti giocatori che oggi hanno mercato a parametro zero e con contratti mediocri, non con contratti faraonici come sono stati portati ad Arezzo giustamente, ma con contratti stratosferici nel passato, poi hanno fatto anche carriera. Siamo contenti, non abbiamo assolutamente ancora fatto nulla, ci sarà ancora da lavorare, da sudare, da migliorare tante cose. Così detto alla fine del primo tempo, no, dove la Gezzaga è stata un po' imbrigliata, no, dall'atteggiamento bravo, tattico. Bravo, ho cambiato la gara. Intanto ho detto sul giro palla andiamo a attaccare il portiere perché ce la regala, quindi non è frutto dell'improvvisazione quanto li abbiamo prestati altri. Loro cosa facevano? Loro cercavano sta palla in orizzontale sul primo campo loro, mi facevano uscire l'intermedio, queste sono cose tattiche, ti interessa questo? Bene, e quindi mi mettevano la palla difesa a 4 alle spalle del terzino e mi aprivano i varchi. Cosa ho fatto dopo un quarto d'ora? Ho detto invece di attaccare forte agli intermedi di togliere la traiettoria di passaggio esterno. Poi mi sono accorto che comunque i due miei terzini non avevano sfogo perché noi cercavamo sempre la palla in verticale, mi sono messo a 3 e ho alzato i due terzini, sono stato fortunato, via. Ecco, dicevi prima, no, ancora ci sarà da soffrire, però con questa classifica corta sono bastate 2 vittorie per andare a metà classifica. Io non lo so, so che la mia squadra nelle ultime 14 partite ha perso una sola volta, cioè è un dato inconfutabile, abbiamo vinto poco, però una squadra che in 14 partite perde una sola volta vuol dire che è una grossa squadra. Ecco mister, anche queste 2 vittorie adesso permettono anche di affrontare queste ultime 2 settimane di mercato con tranquillità, no? Ma io penso che non è che mi faccio illudere o cambio idea dopo una prestazione, io so benissimo quello che devo fare, ho detto ero convinto di aver costruito una buona squadra per quelli che erano i nostri obiettivi, non ho stravolto nulla, lo ripeterò fino all'inverosimile affinché qualcuno non speculi, io ho preso soltanto un terzino perché ho cacciato, come giusto che sia, Sperotto, e ho preso un centrocampista perché eravamo pochi e secondo me siamo ancora pochi, quindi è andato via Rosti, prenderò un 12° under, se ci sarà l'opportunità prenderò una punta, se non ci dovesse essere niente. Non c'è poi emergenza, no, di intervenire sul mercato? Ma io ho costruito un'ottima squadra, consentitevi, per il budget che avevamo a disposizione penso di aver fatto un capolavoro.